Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Questo è il numero 8. Non vi dico neanche cosa sto facendo perché penso lo sappiate. Sto editando il vlogmas di ieri. Sono le 9:30. In teoria oggi si dovrebbe fare l'albero, ma se avete visto nel vlogmas di ieri, in realtà mio padre ne ha già montato un pezzo, quindi così proprio esplode il cervello. Oggi devo andare a truccare una ragazza a mezzogiorno e mezza, quindi mi sbrigo adesso a montarlo, così è pronto e non ho il pensiero, mio Dio, mio Dio, mio Dio. E poi pomeriggio dovrei uscire con una mia amica che mi ha detto andiamo a cercare decorazioni natalizie. Si è svegliata presto perché oggi è appunto all'8, quindi che poi sarebbe Immacolata Concezione. Questo si festeggia. A volte mi scordo, anzi ci scordiamo perché esistano queste feste importanti. Che poi in realtà, se proprio andiamo a fondo a queste questioni, ce n'è di cose da sapere. Mi ero messa a leggere l'altro giorno un articolo che tipo in realtà il Natale c'era già prima, però non era una festa cristiana, ma pagana, dei romani che festeggiavano. Cioè, tutte cose, ragazzi, io adoro sapere questo genere di cose, infatti adoro i film storici, oppure quando facevano il programma con Piero Angela, avete presente? Faceva vedere le città come erano prima, come sono adesso, cioè mi intrigava una cifra proprio tantissimo. Quindi niente, così per darvi un tocco di cultura, adesso torniamo alle cose frivole. Allora, io edito il vlog, qui abbiamo sempre l'aiutante. C'è anche la mia candelina. Oggi ho acceso una candela, ho acceso un cero oggi. Questa qui l'ho presa a Los Angeles nello store di Bath & Body Works. Però non era di Bath & Body Works. È di Whiteburn. È questa qui, Sweet Cinnamon Pumpkin. Cioè, raga, una cosa atroce proprio. 11 e mezza, spuntino time. Sto mangiando una barretta energizzante, energetica di Foodspring. Compro da sola a PS, perché qua ogni volta bisogna specificare, se no oh, compro a cuore. Devo stare lì alle 12 e mezza, visto che non è proprio vicino a casa mia. Io adesso mi vesto, mi lavo, eccetera, eccetera. Mi avvio subito. È domenica, non credo ci sia traffico, ma non si sa mai a Roma. Niente, puntualmente che devo venire a truccare questa ragazza. A parte che ci vengo in condizioni orribili, cioè guardate le mie occhiaie quanto sono scure. E ho anche un po' di borsa, dovrebbe essere un po' così. Vabbè, dovevo star qui alle 12:30, sono le 12:05, quindi per paura del traffico sono uscita un bel po' prima, ma meglio prima che dopo. Tra l'altro mi sto organizzando con la mia amichetta per vederci dopo, visto che quando tornerò sarò di strada per andare a IKEA, perché adesso è uscita fuori che voglio andare a IKEA, quindi le scrivo. Allora, io direi che magari qui andiamo a IKEA, se non vado a IKEA, ci vediamo dopo, io sono qui, vado, mangio e poi ci vediamo. Allora, io devo truccare questa ragazza alle 12:30. Non è la prima volta che la trucco, quindi so già quello che vuole, come fare, eccetera, eccetera. Quindi ci metterò massimo 40 minuti. Per l'una e mezza gli dico che dovrei stare lì a IKEA. Tanto ho scritto alla ragazza che sono arrivata un po' prima, così vediamo se posso salire e recuperare del tempo. Finito adesso di truccare, sto atterrando la macchina e andando verso IKEA. Ci vorrà un po', perché non dico che sta dall'altra parte rispetto a dove sono qui, però. Tra l'altro questa è la mia borsetta nuova di Zara, l'avete visto. Adesso riprendiamo tutto e si va. Qui hanno già fatto l'alberello. Ci fa un saluto da Londra che è un attimo. Io così un po' beige, no scusatemi, un po' beige. Lei va così, di polpaccio. Eccoci a vedere le decorazioni. Pianta. Beh, mi piacerebbe una tavola così per il mio bianco Natale. Guardate che carino, lì c'è l'albero. Oddio, lei è esaurita. Favola! Vabbè, così. Vedete che il bianco Natale piaceva anche a lei. Sta a vedere camere rosa, viola. Io adoro vedere tutte queste compositions. Ma cosa, sto cuscinone? Ah! Cioè, secondo te È un comodino. Ciao. Ci siamo fermati a prendere una merendina veloce. Oh, chi è? Guarda che scontrino. Che è per 1,50 euro. Mentre lei si prende il gelatino. Vai, coppettina. C'è anche quello vegano. Io non ci credo, guarda. Stanno proprio avanti. Ma io volevo il cono. Oh, il cono. Prima volevo la coppetta. No, io voglio il cono. Vabbè, poi quello lo prendi, eh. E qui abbiamo fatto spese folli, follie. Tanto ho preso biscotti, un coso per lavare la doccia
E quella per fare la casetta di pan di zenzero, ragazzi, la faremo. Non oggi, ma più avanti, vedete questo. Ecco il mio doghino farcito, ragazzi. Un po' too much, però sembra carino. Appena entrata a casa, mia madre ha attaccato, a parte queste cose trash al muro, ma questo, no ragazzi, questo è super trash. Oh mio Dio, un finto presepe, che cosa ho messo qui? Allora, i pezzi fondamentali ci sono, anche se il bue e l'asinello andrebbero da un'altra parte. Voi siete team bambinello subito oppure a Natale? Noi lo mettiamo a Natale. I re magi, sembra che hanno preso una sbronza. Ah, Maria, raga, scusatemi, ma ha queste sopracciglia che è proprio gno. Qui l'albero è stato creato, per fortuna senza di me, perché lo ripeto, quest'anno proprio apatia. Abbiamo tirato fuori panettone. Poi noi non mettiamo i regali sotto l'albero perché sono un po' ingombranti. Ma direi che ci siamo. Ah, scusate, pezzo forte, qua. Il pupazzetto di Nevch. Comunque sì, cioè non vorrei sembrare davvero una apatica totale, ma quest'anno proprio zero io. Di solito ero tutta felice, facciamo l'albero di Natale, oddio che bello. Quest'anno proprio... Comunque vi faccio vedere le cose anche che ho preso da Ikea. Che stava facendo qua? Oddio, mia madre vuole fare un'altra lasagna. Sì, le vedo. La vuole congelare, spero. Allora, vi faccio vedere. Non mi sono neanche tolta la sciarpa. Allora, ho preso questa per fare la casetta di pan di zenzero. Così la portiamo Natale, vigilia, vediamo. Ho comprato anche, perché c'era, la baking glue addirittura. Spero ne basti una sola. Poi il kit decorazione. Cioè, ragazzi, vendevano tutto. Questa è tipo la cameo. Qual è? Però è quella insomma loro. Poi questi sono dei dolcetti troppo buoni con la pasta di mandorle. Quando sono stata in Svezia li ho mangiati lì e sono troppo buoni. Non li prendete però perché sono super cicciosi. Infatti io ne ho presi due pacchi e non so che fine faranno. Questi li volevo provare da una vita. Sono i biscotti di avena e cioccolato. Spero sia cioccolato fondente però, perché se no a me non piace. Sembrerebbe di sì. Poi ho ripreso questi che sono deliziosi. Sono i biscotti sottili sottili a forma di cuore al ginger, allo zenzero. Poi ho preso questi che invece sono quelli di cannella e avena. Cioè, che vi dico a fa. L'unica cosa che mi piace del Natale sono le spezie: cannella, zenzero, gingerbread, eccetera. E poi vabbè, questo qua per pulire la... il vetro della doccia, perché ogni volta è un disagio. Sapete in realtà cosa dovrei fare? Dovrei mettere un pochino a posto, perché sono quanti giorni che vloggo, quanti giorni che dico che devo mettere a posto. Ecco, c'è ancora un casino. Adesso inizierò a mettere a posto un pochino le cose qui sopra, tra cui la questione Funko Pop. Vedete, ad esempio, a questa parte qui dietro la TV ce ne sono un botto. Alcuni li devo vendere, quindi li metterò su Depop ora. Spostare il reparto Sailor tutto di qua, quindi mi metto all'opera. Allora, ho tolto questi tre che metterò in vendita. Mi spiace perché mi piacciono molto, soprattutto questa qui che è stupenda, mi piace un sacco. Però diciamo che non è tra i miei personaggi preferiti e sto cercando di tenere proprio quelli stretti stretti. Vedete, lì c'è uno spazio, qui ce ne sono due. Tanto Harry Potter usciranno sempre. Però almeno qui ho aggiunto Lucius Malfoy con la maschera da Mangiamorte, Bellatrix in versione Hot Topic vicino al suo Sirius Black. Ho messo lui, Malocchio, Rita. Qui ho lasciato quelli di The Flash. L'incantatrice non la darò mai via perché è tipo il pop che ho voluto di più in assoluto ed era introvabile al tempo. Beh, poi qui c'è quelli di Hunger Games. Lì ho messo tutte le Sailor, anche se andrebbero aggiunte altre due mensole. Qui intanto ho messo a posto. Anche lì c'è uno spazio. Ho spostato questi due della Wave della Sirenetta, che praticamente li ho tutti, ho tutti esattamente i pezzi, logicamente essendo la mia preferita. Poi ho messo, così vi do anche qualche spunto se magari anche voi avete la collezione. Io faccio così, metto la principessa e vicino la live action. Vabbè, qui c'è tutta Mulan, Mushu, Cricri. Che poi dobbiamo parlare anche del live action di Mulan, che poi vediamo. Live action Cenerentola, Cenerentola, Biancaneve da sola, Pocahontas, Miko, Aurora, Aurora, Belle, Belle. I nuovi di Frozen l'ho messi così. Poi qui ci sono quelli del Re Leone, Hercules, poi qui iniziano diciamo i cattivi, ho diviso un po' così. Lì ci sono tutte le Malefica, sia live action sia una del cartone, Yzma,
La regina cattiva e lì quelli di Descendants. Adesso volevo cercare di mettere a posto quelli di Game of Thrones, ma ci sono questi quattro nuovi che non hanno proprio spazio, non hanno modo di esistere, quindi per ora rimarranno lì. E poi per chi mi chiede come li pulisco, io ho comprato questo per pulire le mensole, quindi vedete lo passo praticamente così, se sentite sto scricchiolio è la scala sulla quale sto, e poi lo passo sopra alle scatole perché vedete si forma un sacco di polvere. Guardate che comodo, si allunga anche, quindi poi senza rischiare la vita uno fa di questo sopra. E poi è super tozzissimo, nonostante io li pulisca ogni settimana, logicamente tutti, è un impegno anche questo. Allora, non ho fatto neanche in tempo a mettere online questi pop che subito li ho venduti, quindi ora li impacchetto ben benino. Sono in fase swatchaggio, diciamo così, così iniziamo a fare un piccolo decluttering. In realtà queste qua sono tutte cose nuove e che terrò perché le adoro assolutamente. Sono i prodottini di Giuliana per Cosmify, tanto insomma se volete acquistare i prodotti il link lo trovate sempre sotto, sia i miei sia quelli degli altri. Qui c'è un prodotto che mi è arrivato doppio e qui stavo facendo un piccolo unboxing con annesso aiutante dormiglione. Oggi è andata anche a fare la passeggiatona, quindi è super stanca, non si sveglia neanche se la muovo, guardate. Quindi stavo mostrando un po' di cosine su Instagram, a voi mi sa che ve lo faccio fatte vedere. Per cena mi sono mangiata una piadina con la bresaola di tacchino, fiocchi di latte, insalata. Piadina integrale piccola, le adoro. Credo siano della Mulino Bianco, ma non vorrei dire una cavolata. Comunque, a proposito del discorso di prima, mentre vi facevo vedere i Funko Pop, ho detto live action di Mulan. Allora, sono usciti i trailer, i nuovi trailer, sia in italiano sia in lingua originale, eccetera eccetera eccetera. Io già quando vidi il primo trailer ero rimasta un po' così. Allora vi spiego. Io capisco che vogliano vendere il film anche in Cina, dove poi è giusto che sia, perché comunque fa parte delle loro tradizioni, loro territori, eccetera, eccetera, eccetera. Però che per venderlo in Cina tu mi abbia tolto tutti gli aspetti fondamentali, o comunque gli aspetti che nel cartone Disney sono importanti, io non lo capisco. Lo accetto perché ormai così è andata, quindi vedremo poi cosa uscirà fuori. Ho sentito dire capolavoro, altri io sono un po' sul chi va là, nel senso vediamo cosa hanno in mente, ecco quello che posso dire. Non sono convinta al 100%, assolutamente. Mulan è il mio secondo cartone Disney preferito, vabbè, il primo la Sirenetta, neanche a dirlo. Quindi ho paura, seriamente paura. Primo perché manca il generale Shang, e un film Disney senza una storia d'amore io non l'ho mai visto. Cioè, posso capire che lei è forte, indipendente, che magari vogliano giocare su questo fatto qui per far capire alle donne che non è importante avere un uomo, però cacchio, cioè, io voglio la storia d'amore. Cioè, non ce l'ho nella vita, almeno fatemela godere nei film. No, non fa una piega. In più non c'è Cricket, non c'è Cri-Cri. Non c'è Mushu, almeno in versione draghetto, appunto perché per venderlo in Cina Mushu è tipo una divinità, da quello che ho capito. Quindi l'hanno trasformato in una fenice, che ci può stare come rivisitazione. Poi non ci sta la nonna. Ragazzi, non c'è la nonna di Mulan, ma c'è la sorella. Cioè, hanno messo una sorella a Mulan. Poi non ho visto che c'è la scena dove si taglia i capelli con la spada, e questa cosa per me è eresia pura. Quindi spero almeno ci sia la canzone Farò di te un uomo, penso si chiami così, perché se no ciao. Cioè, io dico ciao mentre sto al cinema, perché sarò al cinema il primo giorno che uscirà. Mi pare uscirà verso fine marzo, se non sbaglio. Quindi spero, proprio ho grandissime speranze e poche aspettative. Questo è il riassunto, però voglio sapere anche i vostri pareri qui sotto. Scrivetemi un commentino, eccetera eccetera. Magari sapete qualcosa di più di me, o io ho spiegato male qualcosa, perché questo è quello che ho capito, ma posso aver sbagliato. Detto ciò ragazzi, io per oggi vi saluto, perché tanto mi guarderò qualche puntata di Sailor Moon e poi basta, andrò a dormire, sono sfinita. Cioè, penso si veda dai miei occhi perché hanno assunto una forma pendente. Cioè, guardate come vanno all'ingiù. Domani dovrei svegliarmi presto per editare il vlogmas e si ricomincia. Wendy si è svegliata, sta abbaiando l'aspirapolvere perché non le piace, è vero? No.